Buondì amici miei! Siccome oggi siamo riusciti a pescare un po' di petto, cioè dobbiamo mangiare, e quindi siccome è piccolino la cosa migliore da fare è una pastina. Quindi abbiamo optato per un sugo al polpo. Prima cosa da fare è andare al supermercato. Ali deve fare la cacca. Prima cosa da fare è andare al supermercato a prenderci, a procurarci. Poi mi vende anche un piccolo uovo. È bellissimo. A procurarci gli alimenti che occorrono per creare la nostra fantastica e meravigliosa pasta corpolivo. La spezia, stiamo arrivando. Grazie, che sei ogni cosa. Cos'era la prima cosa da prendere? Aglio. No. Poi, secondo ingrediente. Prezzemolo. Terzo. Ce l'ho passata. Putti. Vino bianco, prezzemolo e basta. Spaghetti. Vino. No, no. Montiamo in macchina. E ora dritti a casa a cucinare. Alessio. Sì. A cucinare. Cucinare. Ed eccoci in cucina. Facciamo un video. La pasta col polipo. Coraggio. Mettere sull'acqua. Giusto. Prima cosa da fare, no, va pulito Sonny. Pulito, devi dargli con gli occhi. Beh, vabbè, ma volevo che mi guardasse fino all'ultimo. Come devo, hai visto così, eh? Prossima cosa da fare è tagliare Sonny. No, è da ammorbidire. Testa. Sei un programma di cucina. Sì, sono un programma di cucina. E buon dì, benvenuti nella cucina di WD con oggi prepareremo il tonno con il polpo. Ho sbagliato il polpo, mamma mia. Il prossimo passo sarà pulire il prezzemolo. Per la nostra ricetta utilizzeremo mezzo chilo di pasta, andrebbe utilizzato più polpo, ma abbiamo poco polpo. E sminuzziamoli finemente. Ritiriamolo finemente. Sono di merda. Mamma mia ragazzi. Poi e aggiungiamoci un bellissimo spicchietto d'aglio. Bravo. Ritiamo anche l'aglio tutto quanto velocissimo. Vai Isaac. Non so come interpretare. Ormai. Vabbè. No, oddio, il problema c'è con... No, c'è perché non puoi soffriggere il coso. Rifacciamo tutto. Bah. Allora, ritritiamolo. Come? Ritritiamolo. Tritiamolo di nuovo. Spelliamo l'aglio. Girettino d'olio. Vabbè. E buttiamo l'aglio. Aspettiamo che venga leggermente doratino. Apriamo la pumarola. Spadellalo. Ah. Che cazzo era? Togliamo lo spicchietto, facciamo raffreddare facciamo raffreddare un po' l'olio. Via. Ora che si è raffreddato possiamo aggiungere il polpo. Sonny, guarda che se rimanevi nel mare non rimanevi uno splendore così. Dopo aver aspettato qualche minuto aggiungiamo il vino. Continuare per qualche minuto, potremo aprire una scuola di cucina. Ma se stiamo a leggere le ricette. Dopo aver fatto evaporare l'alcol aggiungiamo il pomodorino. Hola. Dov'è? E ora coprire per 40 minuti e far cuocere. Ehi Google, imposta timer 40 minuti. Partito. E vai. Siamo arrivati al termine. Il sughino è pronto, è bellissimo. E ci sono i tentacolini che sono una meraviglia. Sale. Mestolino di acquetta di cottura. Guardate che crema. Che bella. Che poesia. Che spettacolo. E pensare che qualche ora fa era sopra
sullo scoglio. Mortacci sopra quanto era agguerrito. È quasi affondato una nave. No, sta scappando. Guarda come fugge. Pezzo di merda. Quando ho visto che gli vuoi dare una quartellata di punta sul canotto là. Vamo una pinaccia. No, no, no. Che fa con la punta? Sullo scoglio devi andare da. Puliamo la pasta. Filino d'olio crudo. Le. Aggiunta di prezzemolo. Olio Evo. Volevo dire olio Evo. Che olio Evo? Extra vergine oliva. Mamma mia. E ora impiattare. Impiattamento importantissimo. Le. Il calice ovviamente sempre deve essere pieno. Per capire la goduria del... cioè della location. Cioè proprio vista mare. Okay. Buon appetito! Buon appetito. Questo lo dico. Sì. Ma è buonissima. È buona. Niente. Buonanotte. Sono in cazzo, dai.